Piume astico gonfio e impetuoso nel weekend e ancora in queste ore, monitorato costantemente in più tratti dei primi chilometri in Trentino, ma soprattutto nella valle che porta il nome dello storico fiume che attraversa l'Alto Vicentino. In località Contrapria, innalzamento di almeno 4 metri nell'effetto imbuto sotto il ponte, con acque ad espandersi dal letto originario dal Siero, in tratti di slargo a valle. Più su segnalata una tracimazione circoscritta in area non abitata a piede scala. I danni maggiori tra sabato e domenica su strade e nei pressi di contrade, con smottamenti e frane segnalate a decine. Tecnici di viabilità e operai dei comuni insieme alla protezione civile sono impegnati nella rimozione dei detriti. Partendo da nord, alle Ste Basse, nei pressi di Ponte Posta, sabato in tarda serata intervento urgente per liberare la carreggiata della strada provinciale dal fango tracimato da un'ansa naturale, riempitasi d'acqua e detriti, poi in parte riversati nella carreggiata. A risolvere il problema, comunque circoscritto, i tecnici della società che gestisce la rete viaria. Massima attenzione nella zona tra Tonezza, Posina e Arsiero, alle strade che di collegamento tra le contrade. In contra, peraltro, ad Arsiero si è registrata una frana con muretto di contenimento che non ha retto al peso delle infiltrazioni d'acqua piovana. Manto stradale ripulito e sacchi di sabbia sono stati posati dai volontari di protezione civile. Piccoli smottamenti si registrano in varie località con interventi analoghi in territorio di Arsiero e Tonezza del Cimone, il più importante anche sulla provinciale che collega le due comunità confinanti. Più gruppi di contrade sono rimaste senza corrente elettrica dalla serata di sabato a ieri mattina per gli effetti del maltempo. Tornando agli smottamenti, questi una squadra è salita fino a Busati Mori per liberare un tratto ostruito da detriti che poteva creare ulteriori problemi. Anche a Posina si continuano a registrare criticità sortite.